speciale, una serata di festeggiamenti, una serata di presentazioni e una serata in cui entreremo a conoscenza di progetti e di chicche davvero particolari. È un momento fondamentale della storia recente, ma non solo, della nostra città di Sabbioneta. È un percorso lunghissimo che ci ha portato al vero lancio della Fondazione Sabbioneta Heritage, che avviene questa sera, ed è un lancio che ci proietta nel futuro, un futuro fatto di grandi eventi, grandi iniziative, una rivalutazione del nostro patrimonio che diventa davvero un patrimonio di tutti, un patrimonio di tutta Sabbioneta, di tutta la provincia, di tutte le persone che amano l'arte, la cultura, la storia e che potranno trovare in Sabbioneta la propria casa. Un cortometraggio che è stato girato tra il 2020 e il 2022 che si intitola L'anima di un uomo e che ha come protagonista proprio Vespasiano Gonzaga. Quando lui è morto non ho più potuto dormire. Un'insonnia senza immagini, senza niente. Centinaia di notti a concentrarmi come un cane da caccia. Tutti i dialoghi che avete sentito sono i dialoghi del film di Bertolucci, quindi abbiamo fatto una specie di operazione surrealista. Chi ha voluto capire, non è facile, bisogna un po' immaginare, abbiamo messo insieme di tutto di più. Il 2024 sarà l'anno in cui la Fondazione inizia la sua produzione culturale. Dopo il primo anno in cui si è assestata, ha strutturato la sua organizzazione, questo è l'anno in cui Sabbioneta ricomincia a produrre cultura. Cultura non solo rispetto all'incoming turistico, le persone che vengono a visitare i nostri monumenti, ma anche vera e propria produzione culturale. Siamo dal cinema alla scrittura ed è un piacere accoglierla qui sul palco. Inviata per il Corriere della Sera, giornalista per La Repubblica, Edgarda Ferri. Di Vespasiano mi ha colpito prima di tutto questa cosa, che lui ha fatto una città. Fatta! Non pensata, l'ha fatta con le sue mani. Lui era un architetto militare, ha lavorato con la matita, con i righelli. Io vedo Sabbioneta che vola, che si aggira, come se fosse su un cabaret. Dico, no? Ah, qualche cosa che vola, che va tutta insieme. E Sabbioneta è... perché penso che Sabbioneta va nel mondo, è già nel mondo, ma io la vedo tutte le volte, ma aspetto di vedere fisicamente questa città che si alza e se ne va. È il sogno di poter far sì che questo continui nel tempo, cosa che è appena stato definito in modo mirabile, come dicevo, città che non muore. Sabbioneta non può morire, perché è qualcosa che non solo ha resistito 500 anni, ma resisterà probabilmente altri 5.000 anni, ce lo auguriamo. Io sono onestamente commosso, sinceramente commosso della vostra partecipazione numerosissima. Questo teatro ha sempre visto tanta gente, ma così tanta io che bazzico da queste parti non me la ricordavo da un po'. Noi questa sera annunceremo due iniziative, cioè la prima è che Sabbioneta a cadenze fisse ospiterà una o più opere provenienti in prestito da grandi musei, da grandi collezioni private. Possono essere opere di arte antica, moderna, contemporanea, sculture, quadri, installazioni, di modo che ci sarà sempre a cadenze, non so, trimestrali, semestrali, qualcosa da vedere a Sabbioneta. Noi dobbiamo riportare il contenuto dentro il contenitore, che è pur bellissimo, che però rischia di non essere poi attrattivo una volta che il turista è venuto e ha visitato. Invece Sabbioneta deve ricominciare, come ha fatto nel corso dei secoli, a produrre cultura. La seconda iniziativa la annunceremo tra pochi istanti, non posso ancora sciogliere indugi, ma sarà una grandissima mostra di respiro internazionale di uno dei più grandi artisti viventi a livello mondiale. Io ho il piacere e il privilegio di annunciarvi questa sera che dalla prossima primavera, in un periodo che peraltro affiancherà la Biennale di Venezia, la Galleria degli Antichi di Palazzo Giardino ospiterà una mostra di capolavori di quello che unanimemente è considerato uno dei più grandi artisti a livello mondiale vivente, e cioè Georg Baselitz. Buonasera.
Buonasera a tutti, io sono Virna Boiardi di Fabbrica Digitale e sono qui per presentarvi l'applicazione Visit Sabbioneta, che rappresenterà un elemento cruciale nella promozione turistica e culturale della città nel prossimo anno e in quelli futuri. Diventerà un strumento personale di visita sempre a disposizione di turisti e cittadini nei loro smartphone. Un momento importante di presentazione del futuro, ma se guardassimo al passato capiremmo che il tanto lavoro che è stato fatto in questi anni ci ha portato qui oggi a poter dire che Sabbioneta è finalmente e nuovamente, come merita, parte del patrimonio culturale europeo, una parte integrante di questo, una parte costitutiva come lo è stata nel Cinquecento, oggi lo è a maggior ragione. Thank you.